nostro compito qua nel parco è il monitoraggio, soprattutto quello per controllare che tutto funzioni secondo le norme, le fontanelle, gli idranti, le panchine, le griglie e soprattutto i giochi dei bambini, che quelli sono importanti, che dal momento che siamo subentrati noi, infatti la gente ci chiama, ci acclama perché si sente più sicura e protetta. È un orgoglio per noi grandissimo. Grazie a questa attività mi sono realizzato nella protezione civile in un modo speciale, orgoglioso, perché tutto quello che succede dall'antincendio alle calamità naturali, all'Abruzzo, che abbiamo fatto le nostre 3 missioni, abbiamo portato giù i viveri, cioè siamo presenti dappertutto e speriamo di essere l'orgoglio della nostra cittadina. Perché della scelta della protezione civile è sotto gli occhi di tutto quello che hanno fatto in questi ultimi anni, soprattutto anche nell'Abruzzo. La scelta è stata, penso, doverosa e forse la migliore in assoluto. Tra l'altro l'associazione di Legnano, quindi la protezione civile Alberto Aggiussano, sono stati i primi in Italia a presentare lo scooter elettrico, quindi a circolare all'interno del parco con gli scooter elettrici. Questo è un motivo di soddisfazione sia per il parco sia per loro. E ringraziamo di questo anche il loro comandante attuale, che si chiama Prandoni, e questo è succeduto a Franco Lattuada, uno che ha dato al parco moltissimo e che purtroppo è venuto a mancare, ma nonostante tutto si sono comunque in un certo senso organizzati e oggi stanno dando comunque un buon sostegno per il parco, è il nostro braccio destro. Ci troviamo all'interno del parco nel cosiddetto progetto Poieco, che non è nient'altro che un progetto, un percorso vita che lo possono utilizzare tutti, anche le persone che ahimè sono cieche. Quindi è stato fatto in collaborazione con la loro associazione e rappresenta tutti i requisiti e quindi loro possono venire qua e fare un percorso vita come tutte le persone normali. Toccando i vari attrezzi riconoscono tutto il movimento che loro possono di compete fare e quindi è molto bello perché appunto tutte le strutture, enti pubblici, devono essere attrezzate anche per chi è diversamente abile. Non poter vedere ma solamente con semplice tatto loro può permettere in questo caso di potersi allenare. Da quando siamo subentrati noi il parco è migliorato moltissimo grazie anche al presidente che ci aiuta, ci sostiene, è sempre presente da noi e noi cerchiamo nel limite di tenerlo più pulito possibile, controllare che le strade siano sempre agibili, di modo che la gente sia a piedi che in bicicletta possa circolare tranquillamente, e funziona così, cioè noi cerchiamo di portarlo avanti al meglio. Al parco non c'è solo il percorso quindi Poieco, ma c'è tanto da fare, ci sono i giochi dei bambini, c'è la protezione civile che percorre il parco tutti i giorni, quindi anche di notte, questo per permettere un po', diciamo, una certa vigilanza anche se a loro non competono, però è l'organizzazione che ci permette di poter controllare in qualche modo il parco. Chiaramente all'interno del parco ci sono anche tanti campi coltivati, ci sono strutture, anche aziende agricole che vendono latte, abbiamo aperto anche una bottega agricola all'interno della cascinetta e soprattutto c'è anche un servizio quale offre la Betina di ristoro. E poi all'interno del parco ci sono tante fontanelle per chi corre o per chi va in bicicletta per poter bere qualcosina, visto che l'acqua nel nostro interno è comunque potabile. Abbiamo preso in gestione da 2 anni ormai come cooperativa Circolo Fratellanza e Pace di Legnano, abbiamo preso in mano la gestione di questo chiosco, quindi il nostro obiettivo è comunque rilanciare questo spazio e farlo diventare più fruibile, più vissuto da diversa gente, dai giovani agli anziani e bambini, quindi il nostro sforzo è di tenere aperto questo posto il più tempo possibile dell'arco della giornata. Al Parco Lattuada Milanese abbiamo diverse attività, la mattina con le case di riposo, poi successivamente gli utenti che liberamente vengono qua al parco e fanno ginnastica dolce e quest'ultimo corso che lo tengo io personalmente che si chiama Anziano Più Sicuro. L'anziano più sicuro comprende fondamentalmente tre tipologie di attività che sono attività motoria di base, molto simile alla ginnastica dolce, poi abbiamo delle tecniche di karate,
Abbiamo avuto delle tecniche di attacco, il pugno e delle difese, delle parate, e abbiamo visto poi l'applicazione, un tirava il pugno e l'altro parava, e poi la cosa più importante è la prevenzione delle cadute, che si esplica appunto attraverso questo abituarsi ad avere il contatto col terreno e abituarsi a cadere in un certo modo. Come avete visto, andando in avanti è banalissimo mettere le braccia avanti e poi indietro, salvaguardando soprattutto la testa, portando il mento contro il petto. In compagnia anche dei due asinelli che potete vedere, vi invito a partecipare al parco e di fruire del parco stesso, perché le iniziative sono tante, c'è tanto divertimento, ma soprattutto c'è tanta sicurezza. Bambini, anziani, genitori, tutti quanti venite, vedrete che vi divertirete tantissimo.